stiamo per entrare nel Sea Life di Banana Madinka, e c'è già là una bella razza che riposa in questa prima vascone. L'acquario ovviamente si sviluppa tutto in vasche. Adesso ce le guardiamo un po' tutte. Prima andrei a salutare questo signore qua. Buongiorno signore, tutto a posto? Ma vedo un po' sciupato, eh? Guarda, guarda, guarda che bello! Guarda, guarda come si fanno ad avvicinare, guarda come sono lì tutte curiose. Sperano di mangiare qualcosa, che dalle nostre dita ci sia qualcosa. Bello, bello. Le meduse. Ma che belle. Meravigliose. Fantastiche. Sono proprio belle, eh? Guarda, sembra che danzano. Danzano. Danzino. Danzino. E lo sapevi che il 97% di una medusa è fatto di acqua? Che bello. Sono proprio meravigliose. Guarda che bella! È enorme questa tartaruga! Oh, ragazzi, non l'ho zoomata, eh! Guarda che roba! Quando passano gli squali. Dove sono gli squali? Beh, là ce n'è uno, ma è vero finto quello lì, oh! Guarda, è vero finto! Ma mi sembra che passa qua sopra! Ah, sa che li vediamo dopo anche da fuori, allora! Fammi la foto con questo squalo, dai! Wow, wow, wow. Qua sono sul dietro della vasca di prima, e attraverso questa lente che rimpicciolisce tutto, qua potete vedere esattamente lo squalo di prima, che passano tutti di qua. Che belli! E soprattutto arriva lei, la regina incontrastata della vasca, la tartarugona! E qua siamo ancora sempre sotto, questa volta sotto quel vascone, visto da mille angolazioni differenti. Troviamo l'animale preferito della barba mamma, la murena. Ah, polpo. E continuiamo. Circondata da altri pesci. Noi siamo ignoranti, non leggiamo tutti i cartelli, ma là sopra ci sono sempre varie spiegazioni. Chi è quello, Revi? Un cavalluccio marino. Un cavalluccio marino? Wow! Sono la pianta. È vero, è vero, è vero. Siamo passati in Amazzonia e qua non ci sono più pesci, ma cominciano ad esserci degli animaletti, come questa bellissima rana nera e gialla. Ritorniamo dai pesci, un bel pesce gattone. Arriviamo dai piranha, infatti lì c'è un teschio di una persona che era entrata dentro nell'acquario e loro gli hanno subito dato il benvenuto e il ben servito. Per dovere di cronaca mi sa che abbiamo quasi finito, ma qua, eccolo qua il vero Nemo, eccolo lì! L'invasione delle pinze! Ah, già, perché adesso qua ci fanno vedere anche i granchi, forse. Guarda, ne becco uno a caso subito. Questa bella lametta dell'acqua, guarda, guarda se si mangia. Chi? Ma cosa state dicendo? È gigante! Ma cosa state dicendo? Ma sarà una lente, oh! Non può essere grande così. Si chiama Babanese Spider Crab. Ma questo Spider Crab è fino a 20 kg. 20 kg di granchio. Ha una ampiezza di 4 metri. 4 metri per 20 kg, ragazzi. Un granchio così quando siete sulla spiaggia non l'avrete mai visto, e spero anche che non riusciate mai a vederlo, onestamente. Una bella spaghettata.
Dai, cosa dici? Guarda, c'è anche un bel gamberetto, giusto per rimanere in tema col discorso di prima. Un bel gamberone, altro che. Che cosa? Che cosa? Guarda, è gigantesca anche questa. Wow! Ammazza, oh! È la prima volta che vedo delle vasche con dentro dei crostacei. Ma bene i pesci, ma i crostacei proprio non si erano mai visti, almeno io non li avevo ancora mai visti. Un lobster, Spented Spiny Lobster, queste sono quelle colorate. Guarda che bei colori che hanno, queste aragoste. Bene, visita finita. Molto bello e suggestivo questo posto, direi che si visita in un nanosecondo. Là ovviamente c'è la solita cosa dove ci si può mettere la faccia, eccone una. E ve lo consigliamo, sì, molto bello. Ciao, ciao. Vi ho salutato, ma vi riprendo un secondo per farvi vedere il caffè del Sea Life. C'è un'area giochi, eccetera, eccetera. E per darvi così una panoramica anche della spiaggia dove siamo. Perché ovviamente qua c'è vita di mare, giusto Rebi? Giusto. Adesso sì, dalla Spagna è tutto, vi possiamo salutare. Alla prossima, ciao ciao!